Benvenuti! Quando si parla di metateatro, cioè di teatro nel teatro, anche chi non se ne intende pensa subito a Luigi Pirandello e ai suoi sei personaggi in cerca d'autore. Giustamente, forse è davvero l'opera più bella di teatro che tratti di teatro. Ma il metateatro si può dire c'è da quando c'è il teatro ed è molto più diffuso di quanto lì per lì ci si immagini. Pensate che il musical americano ha un vero e proprio sottogenere chiamato backstage musical, ovvero sia sono musical basati su storie che riguardano protagonisti o aspiranti tali di musical visti da dietro le quinte. Chorus Line è l'esempio più noto. Che sia protagonista assoluto o soltanto una delle componenti di un'opera teatrale, il metateatro ci insegna che da sempre gli autori, secondo i mezzi e i meccanismi mentali della propria epoca, hanno sentito la necessità di riflettere o scherzare, e le cose non sono incompatibili, sulla loro condizione, sul rapporto finzione-realtà, sul rapporto attori-spettatori. Uno degli esempi più antichi lo troviamo nelle Donne alle Tesmoforie di Aristofane, 411 a.C. Le Tesmoforie erano feste solenni autunnali nell'antica Grecia, in cui si rappresenta una rivolta di donne contro le tragedie di Euripide, giudicate misogine. E qui compare dunque Euripide, un personaggio reale. E Aristofane mette in atto una serie di siparietti con dei travestimenti attuati da Euripide per rabbonire le donne. Insomma, una finzione all'interno della finzione. E metateatro lo ritroviamo anche in Goldoni, nella stessa locandiera compaiono due attrici. Edoardo ha realizzato del grandissimo metateatro. Un esempio è L'arte della commedia, lo trovate su Rai Play. È un capolavoro assoluto, per me superiore a diverse sue opere tanto più celebri e celebrate. E si tratta di tutto un equilibrio incredibile, sconcertante fra realtà e recitazione. E sempre Edoardo, in Uomo e galantuomo, da lui definito una farsa amara, cioè una sgangheratissima compagnia teatrale che nel primo atto prova il suo grande dramma tragico, solo che è uno dei momenti più spassosi che Edoardo abbia mai creato. L'episodio di teatro nel teatro più celebre in assoluto, però, è quello della tragedia, a sua volta più celebre in assoluto, ovvero sia l'Amleto, in cui il protagonista fa recitare a degli attori la vicenda che lui pensa sia avvenuta dell'assassinio del padre ad opera dello zio. E dalla reazione dello zio, Amleto capisce che il delitto è avvenuto. Del resto, proprio Shakespeare, nel Macbeth, dà una definizione sconsolata quanto centrata della vita umana, paragonandola proprio a un attore. La vita non è altro che un'ombra che cammina, un povero attore che si agita e pavoneggia per la sua ora sul palcoscenico e poi non se ne sentirà più nulla. Signore e signori, gentile pubblico in sala! Da casa, siete pronti per la magia? Danimarca, XVI secolo, castello di Elsinor, lungo le mura, durante il cambio della guardia, compare un fantasma.
Orazio, fedele amico di Amleto, si reca sul posto e subito comincia a martirizzare il fantasma con innumerevoli domande. Ma che tu sei? Che tu vuoi? Che tu sta facendo? Ma il fantasma non risponde. No! E al cantare del gallo compare, è anche piuttosto seccato, Ma nel frattempo una pericolosa minaccia grava sulla Danimarca, perché forte braccio principe di Norvegia, alla testa delle sue armate, vuole andare a riconquistare territori un tempo appartenuti al padre ed è ora perduti. Intanto, Laerte, fratello di Ofelia e figlio di Polonio, si reca dal re di Danimarca, Claudio, lo zio di Amleto, per avere permesso di raggiungere la corte di Francia e da lui lo ottiene. Ok! Polonio, il gran ciambellano di corte, si sente in dovere di raccomandare al figlio tante cose meravigliose. Mettiti il golfino, portati bidet e compra la baguette. Laerte è costretto a subire l'ennesima paternale senza fine, ma cogliendo al balzo l'occasione di una ripresa di fiato da parte del padre, si congeda con un laconico Bonacisi e salpa. Yippee! Intanto Orazio si ricongiunge con Amleto e gli racconta del fantasma. Amleto così si reca subito sul luogo delle apparizioni e quando il fantasma compare fa capire che vuole parlare solo con Amleto. Amleto, solo Amleto. Vabbè, allora io vado via, Il fantasma esordisce con la celebre frase: sono tuo padre. Oh babbo! E gli comunica la terribile verità. La sua morte non è stata frutto del caso, bensì trattasi di omicidio perpetrato dall'invidioso Claudio, che approfittando del sonno del re gli ha versato nell'orecchio un potente veleno mortale. E facendo credere a tutti che si sia trattato del morso di un serpente. Serpente, eccolo qua. Yeah. Con un solo colpo, Claudio così ha conquistato sia il trono che Gertrude, la madre di Amleto e vedova del defunto re, ma che, ahimè, già da tempo aveva una relazione adultera proprio con Claudio. E c'è bambini, dai! Il fantasma a questo punto ha una sola cosa da chiedere ad Amleto. Mi vendicherai! Papà, ma che tu dici? E scompare. Orazio si ricongiunge con Amleto e non essendo mai sazio di domande, gli chiede continuamente cosa è successo. Ma che t'ha fatto? Dimmelo, bro, dimmelo, che è successo? Ma Amleto tace, si dilegua e decide di farsi credere pazzo. E qui, signori, la cosa si complica, perché Claudio, preoccupato dalla tristezza manifestata dal nipote, chiama due vecchi amici del ragazzo, Rosencrantz e Guildenstern, Guildenstern e Rosencrantz, e gli affida l'incarico di scoprire i motivi del suo comportamento. I tre hanno un colloquio incomprensibile. Ma siccome non sono propriamente delle aquile, il piano viene scoperto e diventa un buco nell'acqua. E va bene. Intanto, una compagnia di attori giunge ad Elsinore. Salve, noi siamo la compagnia degli attori. Amleto ne è molto contento e preso da un colpo di genio Dignadia modifica il copione della compagnia con uno scritto di suo pugno. Il suo scopo è quello di mettere in scena l'omicidio del padre, osservare le reazioni di Claudio e smascherarlo di fronte a tutti i presenti. Ma intanto Claudio riconvoca di nuovo Rosencrantz e Guildenstern, Guildenstern e Rosencrantz, per farsi dire quello che hanno scoperto. Ma siccome i due fondamentalmente non hanno capito nulla, rispondono che non hanno capito nulla. No. Fallito così questo primo tentativo di indagare le cause della tristezza di Amleto, re Claudio viene indotto da Polonio sulla pista di Ofelia, la figlia, che sotto consiglio dello stesso padre si teneva accuratamente lontana dalla corte di Claudio. No. Dopo un vaccino! Solo uno. I due convincono la ragazza a rimanere da sola per ore e ore lungo le mura del castello nella speranza di incontrare casualmente Amleto che passeggiava. Ed infine, dopo che è rimasta da sola per ore e ore lungo le mura al freddo, ecco che si fa presente Amleto, che arriva con calma, con molta calma, mentre recita il suo famoso monologo: essere o non essere, questo è il problema.
è anche buona. Ofelia si accosta subito ad Amleto, il quale però, essendo ancora sconvolto dalle rivelazioni del padre, rifiuta la sua corte. No, ti prego no! Ti prego sì! Ti prego no! Ma ti prego sì! E consiglia molto poco garbatamente di farsi suora e fin conclude con l'enigmatico monologo: non vi saranno più matrimoni e qualcuno degli sposati morirà. Ma perché l'ho detto io? No, io esco. Re Claudio a questo punto comincia a sospettare che Amleto possa essere un pericolo per la corona e ne trama segretamente il suo trasferimento in Inghilterra per motivi amministrativi. Ma quella sera stessa la compagnia mette in scena l'omicidio del padre di Amleto. Re Claudio guarda la rappresentazione ed esce seccato dalla stanza. Ma a questo punto è Gertrude che vuole parlare personalmente con Amleto per chiedergli i motivi del suo comportamento. Amleto, oh. I due hanno un colloquio teso. Amleto, che t'ha fatto? Non ho fatto nulla, mamma. Molto teso. Amleto, che t'ha fatto? Mamma, non ho fatto nulla. Estremamente teso. Amleto, cosa hai fatto? Non ho fatto nulla. Ma nella stanza è presente anche Polonio, nascosto dietro una tenda. Ta-ta! Su ordine di Re Claudio, con lo scopo di ascoltare e riferire tutto quello che è riuscito a sentire. Ma Amleto, vedendo del movimento sospetto e pensando che si tratti di Claudio, sfodera la spada e al grido di... una pantegana! Trapassa Polonio! Le budella! E Polonio muore! Amleto poi ne occulta il cadavere. E come di, non c'è più. A questo punto Claudio è decisamente più convinto che Amleto possa rappresentare un pericolo per la corona e ne accelera il trasferimento in Inghilterra. Amleto ne sarebbe anche contento, ma lui non sa che Claudio ha scritto una lettera da consegnare ai suoi due compagni di viaggio, Rosencrantz e Gilderstan, Gilderstan e Rosencrantz, nella quale sta scritto che il ragazzo dovrà essere giustiziato non appena sbarcato dalla nave. Quanto i due Rosencrantz e Gilderstan, Gilderstan e Rosencrantz siano consapevoli di ciò è ancora oggi un mistero. Nel frattempo Ophelia, saputo della morte del padre, si reca a palazzo cantando. No, 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 oramai completamente pazza. No, 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 distrutta dal dolore. Nel mentre Amleto si dirige verso i porti da cui salperà, ma nel tragitto incontra di forte braccio alla testa del suo esercito. Qui Amleto ha un colloquio con i soldati che presso a poco si può riassumere a questa maniera: non sappiamo perché lo facciamo, signore, ma sicuramente è una questione di principio, signore! Non si sa come, queste parole colpiscono Amleto nel profondo e lo costringono a riflettere sulla propria meschineria, perché egli sta abbandonando il paese senza aver fatto l'unica cosa che gli ha chiesto suo padre. Che la forza sia con te! Babbo, ma come tu ti sei lanciato? Di vendicarlo. Ma mentre riflette su tutto questo, Amleto scopre la lettera di Claudio, la legge, e viene a conoscenza del tradimento operato alle sue spalle. Allora, preso da un secondo colpo di genio... Ding! Scrive una seconda lettera, nella quale scrive che saranno proprio Rosencrantz e Gilderstan noi a venire giustiziati al loro arrivo in Inghilterra. E così Rosencrantz e Gilderstan salutano. Intanto, un furioso Laerte ritorna dalla Francia alla testa di alcuni manigoldi, sconfigge le guardie danesi e dà un colloquio a tu per tu con Claudio per fargli rendere conto della morte del padre. No, fammi capire, manco due minuti, che è successo? Perché io non ci ho capito nulla. Ma Claudio, che è un gran furbacchione, convince Laerte che l'unico responsabile è solo Amleto. E che ho fatto io, scusa? Ma nel frattempo Orazio riceve una lettera proprio da Amleto, nella quale racconta che la nave è stata assalita dai pirati e che di tutto l'equipaggio solo lui è stato preso prigioniero. Ma in allegato c'era una seconda lettera, solo per gli occhi di Claudio, nella quale Amleto annuncia il suo ritorno. Claudio a questo punto riconvoca Laerte e gli dice che sfideranno Amleto a duello, ma siccome sono gran cattivoni, lo faranno barando. Laerte, che proprio cattivo cattivo non è, all'inizio ha dei dubbi, ma alla fine accetta. Ma nel frattempo si raggiungono nuove vette di tragicità, perché Ofelia, oramai del tutto divorata dalla pazzia e dal dolore, si getta, oppure inciampa e casca lo stesso, nel lago e affoga. E Ofelia annega e muore. E mentre al funerale due becchini scavano la fossa chiacchierando del più e del meno... Oh, che ti ha mangiato stasera? Polpetta in sugo! Buone! Ma buona davvero, eh?
Ecco arrivare Amleto, che incrocia casualmente il corteo funebre capitanato da Laerte. I due si insultano pesantemente. Fallone, fallone, fallone! Marigoldo, Marigoldo, Marigoldo! E si sfidano a duello. Come convenuto in precedenza, Claudio e Laerte si preparano per il duello. Innanzitutto, stemperano la lama di Amleto. Poi, intingono la lama di Laerte in un potente veleno. E infine, per non farsi mancare nulla, avvelenano perfino la coppa del vincitore, che non si sa mai, Amleto possa sempre vincere, eh? Ed infine, rompono in una risata malvagia. Alla vigilia del duello, Amleto, che è un gran signore, si reca da Laerte e si scusa. Arigato! Ma oramai il duello non può più essere evitato. Per cui dunque, signore e signori, buonasera. Spero che vi siate messi comodi e che possiate godervi lo spettacolo di sangue e morte offerto alla mia sinistra dall'unico e il solo principe di Danimarca, Amleto! Mentre alla mia destra abbiamo, colmo di rabbia e di rigore, desideroso di vendetta per la morte del padre e della sorella, lo sfidante, Laerte! Lo spiazzo in due! Signori, ai vostri posti. Round one. Fight! Ed ecco che Laerte comincia subito ad attaccare e guadagna degli spazi. Fallone, fallone, fallone! Ma Amleto recupera l'iniziativa e riprende il terreno perduto. Marigoldo, Marigoldo, Marigoldo! Ora i due contendenti sono in situazione di perfetta parità. Hey! Si scambiano qualche colpo per studiarsi. Ma sono così abili che sembra che le lame ballino il valzer. Ullalla, 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 ullalla! Ma nella confusione della battaglia i due si scambiano le armi. Vai giù, forza, poi figli. No, t'ha ragione, t'ha ragione. Ed ora, per goderci appieno le vette di epicità del duello, osserveremo tutto a rallenti. E quindi possiamo vedere qui Amleto che prepara il suo super colpo mortale. Laerte prova a schivarlo, ma non riesce a impedire di venire ferito dalla lama. Tuttavia Amleto, nel fare il colpo, perde la spada. In ogni caso, Amleto ha fatto il primo sangue e guadagna il primo punto. E Gertrude, per festeggiare il figlio, beve dal calice della vittoria. Quello avvelenato. E Gertrude muore. No, mamma! Laerte recupera l'altra spada e si prepara a porre fine al duello. Ma Amleto, con grazia felina, evita l'attacco. Papà! Ma non riesce a impedire lui stesso di essere ferito dalla lama avvelenata. Maremma! Ma con una rara mossa d'astuzia... Tu, guarda l'uccellino! Dove? Amleto recupera la spada, no! E si prepara a porre fine alla vita di Laerte. Ma non ce ne sarà più bisogno, perché ormai Laerte sta soccombendo al veleno mortale. E poco prima di morire, perdona Amleto e gli rivela l'inganno perpetrato alle sue spalle. È stato Claudio! Claudio! E Laerte alla fine muore. A questo punto Amleto, colmo di rabbia e di terrore, raccoglie tutte le sue forze e assalta il palco reale dove si trova Re Claudio. No! E lo trafigge con la spada! E Re Claudio muore. Oramai tocca anche ad Amleto, che deve cedere al veleno. E sta per morire. Gianni! Gianni, ti prego, fatti più vicino! Ho tanto freddo, dammi un abbraccio, Gianni! Ma prima di morire, tra le braccia di un disperato Orazio, Amleto affida il regno a forte braccio. Affinché lo possa condurre in un'epoca di pace e di giustizia. Ed anche Amleto muore. E siccome non vogliamo farci mancare nulla, tutti i presenti nella zona giurano e spergiurano che anche Orazio, distrutto dal dolore della perdita dell'amico, gli è preso il colore e anche Orazio muore. Ed infine giunse Fortebraccio. Eccolo! E niente, Fortebraccio è contento perché senza avere mosso un dito è l'unico sopravvissuto ed è diventato re di Danimarca. Fine! Oh no, ragazzi, le bandierine! Sì, aspetta. Pronti? Pronti? Dai! Yeah! Fine! Ok, basta, andiamo via. Che si mangia stasera? Tortelli, Fabri. Buoni. Andiamo, andiamo. Non è venuta nemmeno la mia mamma.